si chiama Risala Folau. Pensate che è un falegname disabile il quale è riuscito a sopravvivere allo tsunami di Tonga. L'uomo è riuscito a sopravvivere galleggiando tra le onde per ben 24 ore di tempo ed è una storia vera. Ha, diciamo così, creato una viralità incredibile nel web che ha veramente dell'incredibile. Le onde hanno travolto lui e qualcun altro, l'acqua era dappertutto, lui e il nipote sono arrampicati su di un albero. La nipote è una donna, è una femmina, ok? Lui, nonostante sia disabile, è riuscito a farla franca, nel senso che è riuscito a sopravvivere. Cammina infatti molto male, un bambino riesce a camminare molto meglio rispetto a lui, ma nonostante ciò l'uomo è riuscito a sopravvivere a quello che è stato veramente considerato come l'apoteosi del pericolo. Insomma, ce l'ha fatta per farvela breve. È riuscito infatti a ottenere la vita, è riuscito a sopravvivere in maniera davvero incredibile, riuscendo a farla franca, ripeto. Infatti è stato portato da un'isola all'altra proprio dallo tsunami. E dopo 24 ore di trasporto, l'oceano è riuscito a far sì che andasse ad approdare ad un'isola e a ricevere quindi i relativi soccorsi. Complimenti dunque a quest'uomo. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti.